Allora, operazioni con i polinomi, abbiamo visto addizione e sottrazione, abbiamo visto prodotti, vedremo poi le divisioni, saranno dolori, sono un po' complicatine, e poi abbiamo visto le potenze, in un paio di casi, più uno generale, e proviamo a vedere cosa succede con le radici. Cosa succede con le radici? Un'operazione anche questa, no? Allora, proviamo le radici di un polinomio. E prendiamo di nuovo il polinomio più semplice che c'è, il binomio A più B. Radice di A più B. Ecco, attenzione, noi abbiamo scoperto con le potenze che l'operazione di aumento a potenza non gode della proprietà distributiva. Cioè non è che questo quadrato io lo metto su A e su B e ho risolto il mio A più B. Viene fuori questo prodotto notevole in cui c'è il doppio prodotto in mezzo. Quindi non funziona la proprietà distributiva. Ecco, siccome la radice è l'inverso della potenza, in particolare la radice normale, la radice quadrata è l'inverso del quadrato, succede la stessa cosa. Non c'è la possibilità di distribuire l'operazione di radice sui due addendi. Cioè, fare radice di A più radice di B è uno strafalcione, è un errore grosso. Mettiamo un bel disuguale per ricordarci che questa cosa non si può fare. E attenzione che molti se lo dimenticano, magari dopo mesi, non hanno più in mente questo, e fanno l'errore in un calcolo quando capita, soprattutto quando capitano dei quadrati. Per esempio, io vedo una radice di A al quadrato più B al quadrato e mi viene naturale, oddio, questi sono quadrati, io applico la radice e li tolgo. Non funziona così. Proviamo a fare un esempio. La radice di 4 al quadrato più 3 al quadrato. Prima facciamola correttamente, perché tanto sono numeri qua, la differenza rispetto al calcolo letterale con simboli che non so quanto valgano, con i numeri posso fare il calcolo in maniera, diciamo, relativamente facile, perché 4 al quadrato fa 16, giusto? Quindi qua c'ho 16. 3 al quadrato fa 9. E 16 più 9 fa 25. Oh, che bello, 25 combinazione è il quadrato di 5. Quindi questa roba che ho scritto qua fa 5, ok? Facilissimo. Proviamo a fare quella cosa che è sbagliata. Mettiamo il diverso, perché non è uguale, e come si dice, distribuiamo l'operazione di radice quadrata sui due addendi. Dopodiché la radice di 4 al quadrato fa 4, per definizione di radice, quando io estraggo la radice in quadrato mi rimane il numero di partenza, no? Quindi questo fa 4, più la radice di 3 alla seconda fa 3, e 4 più 3, capite che fa 7, mica fa 5. Quindi questo è un esempio che dimostra che la proprietà distributiva non funziona. Basta un esempio, la proprietà non esiste. Quindi ricordatevi, quando vi trovate in situazioni in cui vi viene il, come dire, l'intuizione, ci faccio la radice di quadrati, ok, applichiamo la radice ai quadrati così vanno via, no, se c'è una somma o una differenza la cosa non funziona e ce la dobbiamo tenere così, ok? Mentre per i quadrati ho il prodotto notevole, così anche per i cubi eccetera, e quindi la cosa la risolvo, se ho una radice è difficile, se non mi trovo, ecco, l'unico caso che mi funziona è quando può succedere, quando mi trovo magari una radice di un qualcosa che è al quadrato, quindi trovo una radice di A più B al quadrato, e allora lui è un quadrato tutto intero, non sto distribuendo la radice su degli addendi, la radice la applico a tutto quest'arnese che è un quadrato e quindi questa roba fa A più B. Questo è l'unico caso, cioè è un caso dell'unico tipo di estrazione di radice che può funzionare
in un polinomio, funzionare quando sotto la radice c'è la potenza di un polinomio. Ma se c'è solo una somma algebrica, anche di quadrati o di cubi, di cosa, non è possibile farci nulla. Boh, 5 minuti, questa volta è stata veloce, ma... No?